Grazie di cuore per questa opportunità di fare un focus sugli interventi al Sud per ottimizzare qualità, efficacia, efficienza e competitività di questa straordinaria macroarea del Paese rispetto all'intera area euro. Non v'è dubbio che se cresce il Sud, anche il Nord è interessato a questa crescita, perché le imprese possono investire in un'area territoriale solo se i trasporti sono efficienti e quindi vi è un valore aggiunto di questo investimento. Anche perché ormai il confronto non si può fare solo con il panorama interno, ma con il livello comunitario e internazionale. Da quello che abbiamo sentito dal direttore Baratono, vediamo come effettivamente l'impegno del governo e delle strutture di questo governo è veramente straordinario per contribuire in maniera significativa alla crescita del Sud e del Paese. E avere anche un dirigente del livello dell'ingegnere Baratono ci dà la possibilità di affermare che il nostro Paese ha dei manager anche nell'alta burocrazia dello Stato di eccezionale livello e di qualità. E questo non sempre avviene nelle altre parti d'Europa e del mondo. E allora occorre attuare le sinergie, soprattutto con i livelli territoriali locali, con le regioni, e per migliorare sempre più la qualità e l'efficienza degli investimenti. Se dobbiamo tenere conto, come in effetti vogliamo fare, della necessità di ottemperare i protocolli di Kyoto, al Libro Bianco 2001 sui trasporti della Comunità Europea, dobbiamo senza dubbio riferirci a quelle oggettive valutazioni del relatore che mi ha preceduto nella sua veste istituzionale, che la ferrovia e le vie del mare devono necessariamente crescere. Altrimenti i livelli di inquinamento atmosferico, che già nello scenario 2010 che è trascorso dovevano abbassarsi, ahimè, irreversibilmente sono sempre destinate a crescere. E quindi queste interferenze con la qualità della vita negli ambienti antropizzati non possono essere più sostenuti se vogliamo consegnare ai nostri figli e alle future generazioni un paese che sia anche ambientalmente sostenibile. Le ferrovie hanno trovato certamente la possibilità di migliorare la qualità degli investimenti al Sud, d'intesa con il governo e le regioni, e hanno realizzato i progetti che fino a un decennio fa non esistevano e ora stanno aprendo i cantieri. Non a caso in Sicilia ci sono oltre 2 miliardi di euro di opere di cantieri già aperti, e ne abbiamo programmato circa un altro miliardo a scenario 2011 e già abbiamo mandato in attività negoziale 500 milioni di euro del completamento della direttrice Cefalù-Punta Raisi, e questo fa vedere come in effetti l'impegno è veramente straordinario e d'intesa con il governo della regione siciliana, con l'assessore Russo e il direttore generale Falgares, che sono uomini che governano i trasporti in Sicilia, efficienti e di qualità, stiamo cercando anche di realizzare nella direttrice Palermo-Agrigento investimenti significativi che vedranno riappaltare dei lavori di circa 40 milioni di euro su questa direttrice, e in più un collegamento di tipo metropolitano fra una grande conurbazione della provincia di Agrigento e Porto Empedocle, che riuscirà a realizzare un collegamento con l'Università Decentrata di Agrigento e con i quartieri satellite di Fontanelle, San Giuseppuzzo, così si chiama quest'altro quartiere che è particolarmente interessante per l'offerta didattica decentrata, e
fino ad arrivare a Porto Empedocle, dove insiste in questa linea ferrata un ritrovamento archeologico che solamente dal treno può essere fruito per gli scopi turistici a cui questa Sicilia è vocata. Un particolare interesse si vede nelle dinamiche di sviluppo antiche delle imprese, e con Confindustria abbiamo instaurato a livello nazionale e siciliano un tavolo per cercare di attuare con le parti sane, in Sicilia ormai vi è la stragrande maggioranza, la totalità io direi, di imprese sane, per cercare di migliorare anche lo sviluppo socio-economico con i principi irrinunciabili di trasparenza e legalità che ci vedono sempre quotidianamente impegnati per una loro maggiore affermazione. Abbiamo instaurato quindi questo rapporto che ci ha consentito con le prefetture di sottoscrivere protocolli antimafia affinché la prevenzione della infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri sia assolutamente garantita. E in questo senso devo ringraziare anche l'assessore Russo per il contributo che ci ha voluto fornire. Noi abbiamo da parte nostra il 2 settembre di quest'anno, come Rete Ferroviaria Italiana, dato vita a una task force per il Sud, perché crediamo che l'impegno di Ferrovie dello Stato con Mauro Moretti, che da sempre ha avuto a cuore questo problema per evitare che quella che poi giornalisticamente si chiami Italia a due velocità finalmente colmi questo suo gap storico e possa realizzare finalmente nel concreto quella straordinaria potenzialità che ha ad esempio la Sicilia come piattaforma naturale logistica sul Mediterraneo, e lo possa fare ovviamente in maniera ordinata e creando sempre i presupposti di sviluppo con la lotta antimafia che siamo tutti abituati ormai a porre nel nostro quotidiano lavoro come obiettivo prioritario. E allora abbiamo pensato di realizzare un progetto che consentisse finalmente di realizzare un'alta velocità light verso il sud, la Battipaglia Salerno-Sapri, Reggio Calabria, Berlino-Palermo, con un collegamento fra i maggiori centri produttivi dell'isola, i poli industriali di Messina, di Siracusa, quindi la connessione anche con Comiso, dove oggi vi è anche un'infrastruttura aeroportuale regionale, e Catania e Palermo, e connettendo però Termini Imerese con Agrigento, e poi pensando anche a uno sviluppo per quanto riguarda la logistica su Trapanese, e però con un presupposto fondamentale che è quello di non lasciare isolato un'area, un territorio, un'area strategica per la Sicilia e il Sud, quale il bipolo di Enna e Caltanissetta. In effetti abbiamo esaminato, anche alla luce dei numerosi convegni che nel tempo si sono succeduti, la realizzabilità, integrando il polo di Enna e quello di Caltanissetta, nella Palermo-Catania. Questo consentirebbe certamente di ottimizzare anche tutti quei processi di sviluppo sulla mobilità integrata delle persone e delle merci, con un'analisi multicriteria che sta portando da qui a breve dei risultati concreti di tipo progettuale, che poi esporremo per la concertazione alla Regione, al fine di dotare finalmente sotto il profilo infrastrutturale la Sicilia delle infrastrutture che sono presupposto per l'ottimizzazione integrata del trasporto ferroviario con le altre modalità di spostamento. Abbiamo avuto anche nei giorni scorsi una proficua riunione con il Presidente della Regione Calabria e con il Presidente dell'ENAC. Riteniamo che l'impegno di tutte le istituzioni e del Governo sia massimo e che si possano finalmente realizzare quelle famose sinergie di cui spesso si parla e che ora daranno i loro proficui frutti.
Riteniamo quindi che la concertazione con il governo regionale possa finalmente svilupparsi in maniera organizzata, lo stiamo facendo con il dovere e l'impegno massimo che profondiamo per migliorare la competitività e lo sviluppo. Però anche fra le diverse istituzioni che si occupano di logistica, in primis la società Interporti di Catania e di Termini Imerese, su Termini Imerese anche nei giorni scorsi con l'assessore all'industria Marco Venturi e il presidente dell'autorità di Palermo, che anche il compendio di Termini Imerese, abbiamo avuto un ulteriore proficuo incontro qui alla regione siciliana, Rete Ferroviaria Italiana sta realizzando interventi per circa 30 milioni di euro. Noi nella logistica ci crediamo e per questo la scorsa settimana ho ospitato sia l'amministratore delegato della SAC, Mancini, sia il presidente della società Interporti di Catania e Termini Imerese, per poter cercare di trovare una soluzione compatibile fra l'oggettiva e improcrastinabile esigenza di sviluppare l'aeroporto di Catania, prospettata giustamente dalla SAC, e quella del professore De Dominicis di evitare che l'unica possibilità di ottimizzare e sviluppare la logistica in Sicilia, che da tempo impegna anche risorse regionali e non solo, possa avere adeguata prospettiva che spero possa concretizzarsi al più presto. Le soluzioni si trovano quando le istituzioni si parlano, lo stiamo facendo e speriamo di dare alla Sicilia e ai siciliani quello che è giusto si possa garantire per migliorare sotto il profilo socio-economico questa terra, che è una terra straordinaria.